Ciao, bentornate e bentornati sul canale. Anche questo è un video che mi è stato richiesto da quando ho iniziato a postare su Instagram le foto dei prodotti che ho acquistato su Prozis. Mi è stato chiesto più di una volta. Io ci ho pensato un po'. Inizialmente non ero convintissima di fare questo video perché appunto il mio è un canale di make-up, perciò questo un po' esula. È anche il motivo per cui e più su Instagram, anzi è solo Instagram il luogo in cui io pubblico veramente di tutto e non soltanto ciò che riguarda il make-up. Però visto che mi è stato chiesto, lo faccio e poi lo guarderanno solo le persone che sono interessate. Allora, da un paio di mesi ho ricominciato ad andare in palestra. In realtà forse ho cominciato per la prima volta seriamente ad andare, ma non mi addentro su questa cosa perché tanto non è rilevante ai fini del video. Iniziando ad allenarmi, ho anche iniziato a seguire un regime alimentare diverso perché vorrei perdere qualche chilo. Ora voi mi scriverete: sei magra, non ne hai bisogno. In realtà io vorrei perdere 2-3 kg, niente di più, assolutamente. Cioè, mi rendo conto, io non sono sovrappeso neanche adesso, però voglio comunque perdere quei 2-3 kg che io mi sento addosso. Non voglio diventare come il 2016 in cui ero veramente terzo mondo, però voglio andare ad assottigliare qualcosa. Io avevo già iniziato a cambiare sicuramente quello che io reputo il mio pasto principale, ossia la colazione, già dalla scorsa estate, quando confrontandomi con Simona su YouTube, Mispendi09/Pennilandia, ed è su Pennilandia che lei aveva fatto il video su questo argomento che è il porridge e quindi la colazione. Avevo iniziato dopo un'iniziale non diffidenza ma ignoranza sull'argomento, avevo provato anch'io e da quel momento io il porridge non l'ho più lasciato. Però lo facevo in un determinato modo, anche in maniera, cioè, ci mettevo sopra tantissime cose, a partire dal burro di arachidi che per me è stata la scoperta in assoluto della scorsa estate. E ad ogni modo sono andata a cambiare alcune abitudini, ho cambiato, ci sono anche de delle cose che prendo in più e che prima non prendevo, tipo gli integratori, ho cambiato la mia dieta e ho cambiato anche il modo in cui mi preparo il porridge. Tutto questo per dirvi che praticamente tutto quello che vedrete qui riguarda integratori, prodotti a zero zuccheri o zero carboidrati o zero grassi e farine di avena e poi anche qualcosa di goloso. Allora, innanzitutto per la preparazione dei pancake che io non faccio spesso, anche perché in settimana non ce l'ho il tempo di prepararli i pancake, perciò quando me li faccio è il fine settimana. Ho preso l'albume, ovviamente tutto quello che vi farò vedere l'ho ordinato sul sito di Prozis. Visto che ordino lì già da 3 mesi, ovviamente ci sono dei prodotti che o vedrete nel video dei prodotti finiti o che non vedrete mai perché nel frattempo li ho buttati, però non importa. Quindi ho preso due di queste confezioni di albume che appunto sono da 500 ml, è un prodotto naturale, e ovviamente praticamente altamente proteico, che appunto utilizzo o per farmi i pancake o per farmi la finta piadina che faccio al forno, ma non mi voglio addentrare in ricette perché io non sono nessuno, ci sono canali apposta di ricette fit, profili Instagram di persone super esperte che fanno vedere ricette, perciò io non sono qui per consigliarvi ricette, né sono qui per darvi consigli alimentari sulla vostra dieta. Vorrei che questo fosse chiaro perché è un argomento molto serio e soprattutto io non ho le competenze per dare informazioni di questo genere. Perciò, per tutto quello che riguarda la vostra dieta,
o le vostre ricette, rivolgetevi alle persone esperte e competenti. Io sono un utente come voi che si rivolge a chi questo lo sa fare, ok? Quindi questo per chiarire, perché non voglio assolutamente passare un messaggio sbagliato. Allora, partiamo dagli integratori, così io qui sono piena di roba. Allora, vi dico quando li prendo e basta. Al mattino acqua tiepida con un limone spremuto e poi una compressa di multivitaminico di questa marca che, se non ho capito male, è una marca molto molto buona ed è made in Italy e gluten free, e questo è appunto un multivitaminico ed è in le pastiglie, le compresse non lo so. Sì, compresse, sono quei pastiglioni solidi che io però mastico, perché come ho già detto da qualche parte ho problemi a deglutire ciò che sia più grande del Buscopan o quando la prendevo della pillola. Quindi della vitamina C, che è l'altra che prendo al mattino, ne prendo una, ho preso queste qui, sono 90 tavolette masticabili di vitamina C, queste sono marca Prozis. E non ricordo i costi, andate sul sito di Prozis o non lo so in realtà come si pronunci, e vi andate a guardare tutto, perché di ognuno di questi prodotti ci sono diverse alternative. Questi sono quelli che ho comprato io, ma non escludo, cioè, ma cosa stanno facendo, la guerra mondiale di là, mi stanno smontando la casa. Dicevo, non escludo al prossimo ordine di cambiare per provare qualcos'altro. 2 A o B, cosa avevo detto? A 1, non lo so. Comunque, secondo punto, di ognuno di questi ci sono molte alternative, perciò vedete voi. Poi, durante il giorno e subito dopo l'allenamento, e per i 2 spuntini che faccio a metà mattina e a metà pomeriggio, insieme a quello che mangio, insieme che di solito sono noci o una scatoletta di tonno al naturale, un mandarino, bevo sempre con dell'acqua 15 grammi di queste proteine. Queste qui peraltro sono aromatizzate al cacao, quindi hanno anche un buonissimo sapore. E queste sono ovviamente proteine in polvere, questa è una confezione da 1 kg al gusto, come vi dicevo, cioccolato, e queste sono proteine del latte. Come vi dicevo, quasi tutto marca Prozis, ma ripeto, lo so che vi sembrerò noiosa e petulante, ma ognuno di questi prodotti lo trovate di altri brand e soprattutto su un sacco di altri siti, perché ce ne sono veramente tanti. Mi viene in mente Foodspring, My Protein, ce ne sono veramente tanti di siti come questo. Io mi trovo bene con questo e quindi continuo a comprare qui, ma c'è veramente un sacco di scelta. Poi la sera, quando non mi alleno, prendo 2 capsule di zinco e magnesio. Questo io ho preso, ripeto, io ho preso questo qui, io lo inclino perché c'è la luce, ecco, forse così è meglio, c'è la luce della ring light che appunto riflette. Sono, l'avete visto da sole, 120 capsule. Queste qui non vi dico cosa devo fare per ingerirle, perché veramente diventerebbe una barzelletta. Comunque, quando non mi alleno la sera, prima di andare a dormire, insieme, subito prima, subito dopo, alla tisana alla gramigna di cui vi ho già parlato, che prendo, che bevo perché ha effetti drenanti e anche disinfiammanti perché soffre di cistite, prendo 2 di queste capsule. Quando mi alleno invece, sempre la sera prima di andare a dormire, quando in quel caso con una tazza di tè verde, prendo 10 grammi di questa glutamina. Questa glutamina è aromatizzata, mi sembra pesca e frutto della passione, sì, esatto, e mamma mia, è in polvere, è buonissima, è una gioia, è un piacere la sera bere
due misurini di questa glutamina in polvere con l'acqua, perché ha questo gusto di pesca e frutto della passione che è veramente paradisiaca e mi piace un sacco. Di nuovo, io l'ho presa in polvere perché non ho voglia di prendere robe pastiglioni che tanto poi masticherei, allora ho risolto il problema alla fonte e lo prendo in polvere. Boh. Detto questo, mi sono ricordata che ho anche una confezione di aminoacidi essenziali di questo stesso brand, che però ho lasciato nella borsa della palestra, ce l'ho di là, e quelli, di quelli ne prendo 5 grammi al mattino prima di allenarmi, che sono quasi 5 compresse. Anche quelle sono masticabili, sono aromatizzate all'arancia e quindi va benissimo. Poi un ingrediente che oramai aggiungo praticamente a tutto, sul petto di pollo, sull'insalata, se mi faccio la verdura cotta sulla verdura cotta, comunque su tutto ciò che è salato, sono i semi di canapa. Anche questi marca Prozis, sono 200 grammi e anche in questo caso non mi ricordo il costo, quindi andate a vederlo sul sito e li prendo perché sono ricchi 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 di omega 3, che insomma ha tutta una serie di proprietà su cui non mi voglio addentrare, sempre perché io non voglio fare l'esperta su argomenti in cui non sono esperta. Poi questo barattolo di olio di cocco organico, questo qui, è un barattolone da 300 grammi, ma l'avevate visto da sola. Questo è vegano, organico, senza glutine e senza conservanti. Poi vi metterò una foto. Uno l'ho preso per la seconda volta, che è il pane proteico alla carruba, l'altro è il multigrano. Vi metterò una foto perché quelli li ho lasciati direttamente in ufficio, perché a pranzo mangio 2-3 fette di quello insieme al resto. E quindi li ho lasciati direttamente in ufficio, perché tanto qui a casa ho un altro pane proteico che peraltro vi consiglio, che è quello dell'Esselunga, che è molto 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 buono. E poi passiamo, sì, alle robe da colazione. Questa granola è la seconda volta che la compro, sono 320 grammi ed è una granola con cioccolato, cocco e, sì, e semi di chia. Granola bio e cioccolato con cacao grezzo, scaglie di cocco e semi di chia. Qui c'è scritto addolcito con zucchero di cocco e sciroppo d'agave. Io vi assicuro che tutto è fuorché dolce. Però a me piace e quindi l'ho ricomprata. Sì, volevo, se riesco vi faccio vedere anche com'è. Ecco, come dice una mia collega, è buona questa segatura. Ecco, però a me piace, si sente molto l'odore del cocco, però vi ripeto, non è dolce per niente. Ah no, prima di passare al dolce dovevo farvi vedere della linea zero di Prozis, questo è il terzo, zero grassi, ed è la Caesar dressing, la salsa Caesar, che anche questa io metto sempre nel petto di pollo e nell'insalata insieme ai semi di canapa. È molto liquida e mi piace tanto, mi piace veramente tanto questa salsa e ve la consiglio. Io vi consiglio tutto quello che ho preso, sugli integratori però fatevi consigliare perché non si sa mai. Poi passiamo agli sciroppi. Allora, della linea Natural Zero al gusto fragola, zero grassi, zero zucchero, senza lattosio, senza glutine, e dolcificato con la stevia. Molto 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 buono questo sciroppo qui, che metto sul porridge quando lo faccio non con la farina aromatizzata ma con i classici fiocchi di avena, perché ne avevo ancora delle confezioni in fiocchi e quindi
alterno la farina istantanea che vi mostro tra poco a quello. Quando uso i fiocchi di avena utilizzo questo e anche gli altri che vi mostrerò. Questi ovviamente una volta aperti vanno conservati in frigo, è buonissimo. Questo è zero tutto, zero grassi, zero carboidrati, un grammo di carboidrati per 100 grammi, zero proteine, zero sale, zero tutto. Poi, sempre dalla linea zero, ma questa volta a marchio Prozis, ho preso lo sciroppo di... come questo cos'è? Agave o... ce la possiamo fare, eh? Ce la faremo. Di acero, sì. Quindi, quello d'acero è con zero grassi, mentre quello al cioccolato è con zero zuccheri, e sono questi due. Sono due flaconi da 290 ml ed sono appunto, come vedete da sole, uno al cioccolato e uno sciroppo al cioccolato e uno sciroppo d'acero. Anche questi presi o per i pancake, ma anche l'altro per i pancake, o per il porridge. A me piacciono, perché comunque allora aiutano ad avere un'idea di golosità senza essere degli sciroppi super mega grassi, super mega zuccherati, ecco. Perché se no, se mi ammazzo in palestra per sfondarmi di cibo, allora non ho risolto il problema. Poi ho due tipi di burro di arachidi, che qui e là vi ho già mostrato. Uno è, sono entrambi crunchy, ma uno non è aromatizzato e quindi è soltanto burro di arachidi, mentre questo è aromatizzato alla cannella. Tra l'altro questo qui l'ho scoperto grazie alla mia amica Christelle, che mi induce in tentazione. Io vi posso dire che il burro di arachidi per me è gioia e felicità. E lo mangio raramente, ovviamente, è molto buono sul porridge, ma anche spalmato ovviamente in uno strato sottile su una fetta di pane di segale o di crusca o integrale, insomma, o i cereali, quel che l'è, con magari anche delle rondelline di banana sopra. Ragazze, il burro di arachidi è gioia, cioè il burro di arachidi è meglio di un fidanzato, cosa vi devo dire di più? Certo, da mangiare e consumare assolutamente con moderazione, però cioè, ci sta, bisogna sgarrare, perché sennò cazzo, viviamo a fare. Me lo ripetevo venerdì mentre mi ammazzavo di sushi al Daiichi a Torino, ma ripeto, anche il sushi è gioia e felicità. Poi vi faccio vedere ancora le due farine, le ultime due farine istantanee di avena che ho acquistato per il porridge. In realtà si possono utilizzare anche per fare i dolci, perché appunto è farina per fare i pancake, per fare quello che vi pare. Quindi io li uso per il porridge, ma sappiate che si possono usare, hanno veramente tanti utilizzi, non hanno zuccheri aggiunti, si possono preparare come il porridge o solo con acqua o con del latte. Io utilizzo il latte di mandorla senza zucchero della marca Il Viaggiatore Goloso, senza zucchero, perché con lo zucchero secondo me è orribile, e questo qui del Viaggiatore Goloso, che secondo me è il più buono che io abbia mai mangiato, sa di mandorla senza zucchero, secondo me è buonissimo. Quella che ho aperto, tra l'altro di queste ne vedrete una confezione più piccola da mezzo chilo, mi sembra, aromatizzata alle arachidi, che vedrete nel prossimo video dei prodotti finiti. Questo qui invece è aromatizzato al gusto brownies, al cioccolato, è buonissima. Come si prepara il porridge lo trovate in milioni di video su YouTube e su Instagram. 100 o 200 grammi, 200 ml di latte o acqua, dai 30 ai 50 grammi di farina o di fiocchi di avena, 3-4 minuti a fuoco bassissimo, è la base, diciamo, il porridge è pronto, poi si compone di altre cose che voi ci mettete sopra. Io ci metto lo yogurt greco zero grassi, dei frutti di bosco, oppure due cucchiaini di marmellata, anche quella, zero zuccheri, insomma. Però comunque la colazione è il momento più figo di tutta la giornata. Quindi queste sono quelle aromatizzate al brownie, al cioccolato,
Mentre quest'altra, che anche questa non vedo l'ora di provare, è aromatizzata alla cheesecake, alla frangola, meraviglia. Ci sono anche altre aromatizzazioni, se andate a aromatismi, anche altri aromi. Se andate a vedere sul sito di Prozis, e io sono sicura che anche questa sarà buonissima. Aiuto, cari. Buonissimissimissima. Qui dietro potete vedere come vi suggeriscono di utilizzare. Qui ci sono tutti gli altri gusti. Però per i dettagli vi rimando al sito di Prozis. Quindi con questo bustone da 1,2 kg di farina di avena io vi saluto, vi ringrazio per aver guardato anche questo video. Se c'è qualche cosa che non ho detto, ah no, scusate, il pezzo forte per lo sgarro selvaggio, gli snack a basso apporto di zuccheri, alto apporto di fibre e senza zuccheri aggiunti, da 30 grammi, 30 grammi di felicità, zero dark chocolate. Ragazze, una roba buonissima se vi piace il cioccolato amaro. Anche questo c'è di tanti gusti diversi, e io quando proprio il momento in cui dico no, io ho voglia di dolce, perché io ogni tot ho voglia di dolce, mi mangio uno di questi e sono una bambina felice. Adesso chiudo veramente, grazie per aver guardato il video, alla prossima.